Mister, le condizioni del gruppo innanzitutto. Ma bene, bene, abbiamo recuperato sia Fafasuli che abbiamo recuperato Sicignano. Oggi abbiamo solo un problema un po' con Lettieri, che ha avuto un piccolo problema influenzale. E basta, poi qualcuno lo farò anche, avrà bisogno di qualche ora di riposo, quindi facciamo riposare anche qualche giocatore, vediamo un attimino la giornata poi di oggi e di domani. No, 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 cosa no, intendi? tipo sale la giornata di oggi, sa che No, magari qualcuno che sta tirando la carretta da un po' di tempo e quindi una giornata in più di riposo non fa male. quanto credi ancora nella salvezza diretta? Ci sono chance di salvarsi direttamente in vita di playoff? Ma io credo quello che dobbiamo fare noi è pensare poi di fare 6 punti e poi alla fine di non avere nessun rammarico. Perché di rammarico ne abbiamo già avuti tanti, di rammarico perché abbiamo buttato sia con la Paganese, sia con la Catania e sia col Monopoli, abbiamo buttato dei punti veramente importanti che a quest'ora veramente potevamo pensare di aver fatto un grandissimo lavoro, un grandissimo miracolo. Però purtroppo non è stato così e quindi siccome non vogliamo avere rimpianti, alla fine noi ci dobbiamo giocare le nostre chance. Non è che poi magari dopo la partita col Taranto ci dobbiamo mangiare le mani per i risultati poi delle altre squadre. Senti, temi un po' la reazione del Taranto, che è l'ultima spiaggia. Guarda, io ho preparato la mia squadra per come fosse una finale play-out e quindi questo può essere la mia risposta. La risposta è di andiamo a giocare una partita importantissima e che la mia squadra la deve preparare al meglio e l'ha preparata al meglio perché abbiamo il dovere, ho detto, di crederci fino alla fine in questa salvezza diretta. Poi non sarà dire salvezza diretta, questo ce lo deve dire il campo alla fine. Se lui si dovesse andare play-out, come diciamo in questo momento è assai probabile, c'è una squadra che vorresti evitare? Ma guarda, fare dei calcoli in questo momento oppure dire una squadra e non preferire un'altra, dire delle bugie oppure dire delle eresie che purtroppo non posso dire. Sono tutte squadre che poi quando arrivano a quel punto della stagione giocheranno tutte con il coltello fra i denti, giocheranno agguerrite, giocheranno con un grande spirito di sacrificio, col sangue agli occhi. Per cui io credo che una squadra vale l'altra. Il problema è come ci arrivi tu a questa grande sfida che può essere determinante. Io dico che in questo momento la Vibonese ci arriva con grande spirito, con grandissima voglia, con grandissima tenuta atletica, con grandissima fame. Quindi pensare di trovare qualsiasi squadra per noi è relativo.